tutti. Metto più indietro. Eccoci qua. Ciao, come state? Io sono andata dove, Erika? Al risparmio casa. Sto morendo di caldo. Apro i miei video con questo calor, perché ovviamente chi mi conosce lo sa, indossavo la canottiera, adesso per far video mi sono messa la maglietta, incomincio ad evaporare e ho messo il ventilatore, quindi qualora mi ascoltiate con le cuffie sappiate che quel rumore che sentite in sottofondo è il ventilator che gira e fa questa cosa qui, fa rumore. Allora, l'ho messo lontano, però forse troppo. Non lo sento molto, sono un po' matida, ma perdonatevi. Allora, sono andata a risparmio casa, c'è tempo dei saldi, però io non ho comprato niente con i saldi. L'unica cosa che vi posso dire è che c'è a 9,90 euro la piantana ventilatore, non quindi quello da tavolo con la base da tavolo, ma proprio la piantana, quindi col bastone ai piedi. 9,90 euro mi sembra un prezzo ragionevolissimo, ce ne sono anche 24, 30, quello è. Però 9,90 euro un prezzo ragionevolissimo. Io lo volevo prendere, ma poi non l'ho fatto perché comunque in casa già li ho, perché lo volevo mettere in stanza creativa e diciamo che dico vabbè, per adesso mi sposto ancora con il ventilatore dalla cucina, me lo porto in stanza creativa. Però se fosse, tanto che parlo con voi, c'è la voce che mi dice Erika, ma per 10 euro poco di più, non l'ho preso perché lì per lì mi sembrava di una spesa diciamo in più. Però qualora voi vogliate andate a vedere, ecco, questo ve volevo dire. Io faccio ancora sotto e sopra, tanto siamo alla fine di agosto e per quanto caldo ci possa essere non sarà più quel caldo strepitoso, anche se le notti ancora si soffoca, però comunque poi alla fine, ecco, passa, non è più quel caldo feroce che poteva essere luglio, ecco, diciamo che adesso un attimino, solo che qui il tempo è ancora no caldo, qualcosa di più, però ecco, ci stiamo avvicinando pressoché alla fine. Allora, e mi dispiace perché quest'anno me la so proprio goduta, quest'anno è stata proprio una bella stagione, non è stato subito caldo, lo è stato piano piano, quindi diciamo, la gocciolina, ma perché fa caldo davvero, io non scherzo quando vi dico c'ho caldo, io c'ho caldo davvero, però girare il video con la canottiera sapete che a me non piace, quindi io tendo sempre poi alla fine a mettermi una maglietta, mi sto aggiustando in diretta, ma di una classe Erika, strepitosa. Eccoci qua, ciao a tutti, la mia spesa risparmio casa, ve la faccio vedere. Meglio che taglio perché sennò casino qui. Allora, Simba, c'era questo, 3,29 euro mi sembra. L'ho preso sia così che al pollo. Solo che il pollo l'ho aperto, quindi vi faccio vedere questo qui al manzo. Non c'è quello che di solito prendo. Dovessi andare all'acqua e sapone, sono sicura che lo troverei lì. Claire, mi pare si chiami, non voglio dire una cosa per un'altra, però comunque sono le crocchette col sacco rosso che io spesso prendo o al risparmio casa o all'acqua e sapone. Ce l'hanno solo loro due, non l'ho visto da altre parti per ora. Non c'era più, cioè non c'era proprio più il posto, ecco, quindi non vorrei che fosse un articolo che non tengono più, ecco. Io ho preso questo qui al manzo al pollo e lo appoggio qui. Poi i bicchieri 99 centesimi. Allora, io penso che l'ultima volta che ho comprato bicchieri è stato nell'anteguerra, perché io non sono solita usare bicchieri di plastica, però ho sempre, a volte prendo i pacchetti, è capitato di aver preso il pacchetto piccolino, me lo sono ritrovato per 20 anni, però vi spiego l'uso che ne faccio io. Quando faccio il sugo avanza sempre un pochino, posso fare tutto preciso, però avanza sempre un cosino. Quantità prese, mi sono accorta che
ogni bicchiere di sugo è una porzione, ah, per chi piace molto sugoso, è una porzione per una persona. Quindi quando mi avanza il sugo, io poi ne metto un po' dentro il bicchiere, lo chiudo con la pellicola trasparente e lo metto in frigorifero. Diciamo che poi sopra ci scrivo che cos'è praticamente con la picettina. Quindi poi alla fine mi trovo una scorta di sugo, che se c'ho un sugo alle verdure e c'ho un ragù, alla fine poi mischio. Ecco, quello voglio dire, lascio da parte sempre comunque il sugo di pesce. Però a me questi bicchieri fanno comodo per questo, se avanza il sugo, se non avanza tanto di cappello. Altrimenti questo, oppure lo uso come dosatore per il riso, ma quello ce l'ho sempre lì perché ci faccio solo il riso, gli do una sciacquata, un'asciugata e lo riutilizzo a meno che poi non mi si rompa. Oppure se viene qualcuno, mettere i bicchieri a tavola, ecco, capito, dovesse capitare. Quindi diciamo che un pacco mi dura un bel po'. Io l'altro avevo dimenticato da quando è che ce l'avevo, quindi ci sono stati gli amici nostri adesso ad agosto, il 15, quindi ho tirato fuori i bicchieri, ecco, servivano, bevi una cosa, ne bevi un'altra, poi sta sempre sta sciacqua il bicchiere, no? Quindi prendi e metti il bicchiere di plastica. E quella è stata, in quell'occasione li ho terminati, no? Ne erano rimasti pochi, quindi ho preso la scorta e ho visto che il risparmio casa è pieno di piatti di plastica, bicchieri di plastica, ciotoline e quant'altro. Io non le vedo più da nessuna parte, forse mi sbaglio, ma non mi sembra di averle viste da nessuna parte. Il risparmio casa è piena di roba di plastica, piena. Io ho preso questo 99 centesimi e me ne sono andata felicemente a casa. 1,88 euro il mio svelto ricarica. Ho finito adesso quello con l'aceto, non mi piace, manca strozzarlo. Quello con l'aceto non mi piace, ma proprio per niente, io non lo prenderò più ed è sempre svelto. Preferisco questo qui al limone, mi piace veramente tanto. Quindi questo 1,88 euro è in offerta, c'erano molte offerte. Poi ho preso, ah ecco, non è l'Eclair, è le Ciatelli. Il mangiare il sacco delle crocchette che prendo e che ai gatti piacciono tanto sono queste qua, le ciatte. E io l'ho preso sia al pesce 99 centesimi, loro ci mangiano due volte con questo barattolino. E manzo ha solo questi due sapori, a volte ha anche tacchino, ma rare volte, di solito ha questi due. E per prendere tacchino bisogna andare all'acqua e sapone perché loro ce l'hanno, solo che all'acqua e sapone mi sembra che costi 1,10 euro o 1,20 euro. È aumentato, mi pare 1,10 euro. Non voglio dire una cosa per un'altra. So che è aumentato rispetto al risparmio casa che lo vende a 99 centesimi. E ne ho presi un po' di pacchetti, mi sembra che ne ho presi 6. In modo tale che sto bene per 12 giorni, loro sono a posto, le crocchette le ho prese e via. Il cane usa le crocchette forza 10, quelle per intolleranze alimentari, quindi quello è il sacco da 12 kg, mi sembra 12 o 15, mi sembra 12. Comunque con quello siamo a posto, gli animali a posto. Quello che mi va un po' di più sono i gatti perché sono un po' più gnagnaroni, a volte la sera gli prende quella voglia del non so che, quindi mi chiamano. E quindi gli do la crocchetta, crocchetta non la vogliono, allora gli apro l'umido, lo voglio, sono viziati come delle cozze. E quindi gli do questo, che gli devo fare? Loro stanno qui, bivaccano, perché io ho i gatti che bivaccano, non si muovono, bivaccano loro, loro sono sazi, rotondi, stanno lì, bona, e chi vo Cristo se lo prega, si dice da noi, non si muovono. Poi c'era l'offerta del Dixan. 2,45 euro, 2 euro, ma per 29, una cosa brevissima, e mi è piaciuta, brevissima, una cosa piccolissima come prezzo, e mi è piaciuto, e c'erano tutte le qualità, ho preso questo Dixan normale, mentre non c'era il Dash nella stessa confezione piccola, piuttosto quella lì grossa da 30 tabs, ecco, veniva quasi 9 euro, quindi insomma, questo qui 2 euro e qualcosa. E sono 15, quindi mi è convenuto. Un po' già ne avevo, quindi poi vado avanti così e sono a posto per il mese. Anche perché mi sono presa il mio General, che a me piace tantissimo. Cosa vedevo di 1,99 euro o 1,90 euro? 1,90 euro, 1,99 euro. Adesso non ricordo, ma vi assicuro che a me piace tanto. Fa i panni così freschi, mi piacciono davvero. Io è un detersivo. Mamma mia, che buon odore! È un detersivo che praticamente General
Ma proprio per niente. L'ho preso perché cercavo all'acqua e sapone un detersivo per i panni a mano, giusto per dargli una rinfrescata, perché sono solita la sera prendere cose di uso, diciamo così, quotidiano, prendo e le metto dentro una tinozzetta, possono essere dei calzini, cioè hai appena usato le tennis e quindi il calzino è pulito, ma gli dai una rinfrescata, può essere una canottierina. Quindi cosa faccio? Invece di metterla nei panni sporchi, per dargli una rinfrescata, io prendo la mia tinozzetta, la riempio d'acqua e poi ci metto un bicchierino di questo, mezzo bicchierino. I detersivi per la lavatrice hanno un potere ancora più forte rispetto a quelli a mano, proprio nati per quelli a mano. Quindi diciamo che mi faccio il mio bucato a mano. Ecco, me lo faccio a mano e profumano tantissimo. E quindi cercavo un detersivo considerato che non c'era niente in offerta e ho detto vabbè prendo Genera, tanto insomma sono per quei panni mordi e fuggi, cioè non è che sto lì a perderci tempo, no? E invece mamma abbiamo cominciato a fare anche il bucato perché mi piace troppo, mi piace tantissimo il General. Questo è 19 lavaggi e la bello di queste cose è che hanno il bicchierino dosatore, vedete? Quando poi avanza lo riversate dentro e lo chiudete, ecco, e salvagoccia, non fa casca niente per terra. Io lo trovo veramente comodo e mi ci trovo comodo con questo qua, mi piace proprio. Poi ho preso il mio Fairy 3,99 euro, cioè sia così che al limone, questo è tutto giallo, la goccia e la striscia è giallo, invece io ho preso questo qua, me lo sono veramente finito. Questa sera non avrei potuto fare la lavastoviglie, ecco per intenderci, perché non c'era più. Poi ho preso questo, c'è cioè l'offerta di queste, l'ho già dato al cane, questa offerta di queste barrettine di carne, io ho preso tacchino, c'era anche pesce, c'era mai, ho preso tacchino, 12 grammi, 45 centesimi, è una bella stecchetta lunga, questo sarà 16 centimetri, una bella stecchetta lunga, l'ho data al cane, felicissimo, perché quando io vado a fare spesa, lo sapete, io gli porto sempre qualcosina, sempre, sempre, quindi lui lo sa, fa il buono, ma aspetta che torno con il biscottino per lui. A volte non trovo niente e se non cose che già ho e quindi torno a casa e gli do il biscottino, oppure a volte se io dico guarda cosa c'ho, guarda cosa c'ho, arriva. Da dove sta? Arriva perché sa che io ho preso il biscottino. Allora, poi ho preso a 99 centesimi, 70, cioè fate caso, pochi centesimi, mi sono presa questi sacchetti formato medio, 23x32, mi fanno veramente molto comodo, addirittura c'entra il pacco della farina per intenderci, un po' più grande, mi rimangono veramente comodi questi qua, li tengo sempre i sacchetti, sempre. Poi non mi ricordo se ho pagato 1,40 euro questo, mi ricordo. Allora, a noi ci si è rotta nell'asta il porta microfono. Ci si è rotto il porta microfono. Dovrei cambiare tutta l'asta, dovrei fare altri buchi da mettere al muro, ma anche no, ma anche no. Quindi, considerato che il bagno è grigio e rosa, grigio effetto marmo, questo qua, ho preso questo, questo dovrebbe essere, io, Michele dice ventosa, ma non è ventosa secondo me, ma forse c'ha ragione lui, c'ha ragione lui, amo c'hai ragione te, questa è ventosa, ma amore, ma non è che ventola tanto questa, mi sa, eh. Al limite io ho detto ci cioè, si mette un po' di silicone, se può famo. Se si mette un po' di silicone, questo non si sposta più dalla doccia. Perché mi sembra. Sì, mi sa che vento l'amore. Vado a bella botta, non si sposta manco se cala tutti quanti qui. Bene. L'avevo preso e. Quindi, ecco, questo è. Poi. Funziona, funziona. Poi ho preso questo kit a 99 centesimi per riparare gli occhiali. Sapete che risparmio ca... Devi passiamo? Ah, vai, amore, vai. No, amore, non disturbi.
Poi Miki ha preso, no Miki io, l'ho fatto vedere a Miki prima, ho preso questo kit, allora lì al risparmio casa c'è il reparto, c'è dappertutto, 99 centesimi, tutto a 99 centesimi, sono due corsie, all'inizio non mi piaceva cosa avessero dedicato a 99 centesimi, adesso vi devo dire che invece l'hanno arricchito veramente tanto, ci trovo tantissimi prodotti. 99 centesimi, questo kit ripara occhiali con la lente di ingrandimento, dentro contiene questa scatolina trasparente dove ci sono le vitine, dove ci sono i gancetti per sostituire sia le vitine della stecchetta che proprio il paranaso, come si chiama questo qui, quello che protegge il naso. Quindi 99 centesimi con la lente di ingrandimento l'ho trovato molto utile, avendo Giulia gli occhiali. Io ce l'avevo un kit dietro, ma non me lo trovo. Che poi quello era di marca, cioè di marca, avevo pagato perché era. Che ditta era? Non mi ricordo. Avevo preso in libreria, tra l'altro, alla Feltrinelli. Era di marca di queste cose di cancelleria, adesso non mi ricordo. L'avevo pagato parecchio, mi pare. Non mi ricordo adesso. Questo qui 99 centesimi, addirittura con la lentina trovo che sia comodissimo, quindi l'ho preso con la vitina piccolina, col cacciavite piccolino, vedete che bello. Quindi ho trovato molto comodo, io trovo comode queste cose e quindi l'ho presa. Poi scegliamoci bagnoschiuma, raga. Allora, scusate, ma sto appiccicata perché fa caldo. Allora, io mi sono presa questa Nivea e vi posso dire una cosa: nel reparto bagnoschiuma, Nivea è quella che sparisce prima di tutti. C'è niente da fare. Questo, io che ho preso Nivea. Miki mi aveva detto se gli prendevo Beyoncé perché Beyoncé è veramente buono. Mamma mia che profumo che c'ha, guarda, antiossidante questo qui, buonissimo, a lui piace questo. E Giulia si sta trovando benissimo con questo Felce Azzurra, Ambra e Argan. Essenza di nutrimento, bagno doccia, si trova benissimo con questo tappo oro. E quindi gliel'ho ripreso, appena l'ho visto gliel'ho ripreso. E sì, effettivamente c'ha questo profumo, sembra anche un po' di cocco. Sembra un retro, però possibile, Ambra e Argan. A lei piace molto questo profumo, quindi l'ho preso. Ho tre bagnoschiuma, anche perché è caldo e quindi si tende a fare le docce anche più di una volta al giorno, velocissime, però te le fai e quindi i bagnoschiuma finiscono così a go-go, proprio finiscono. Detergente intimo della Dermomed. Questo qui, pH 4.5, senza parabeni, siliconi, PEGS, EDTA. Chi lo sa dice, ah, manco quello c'ha niente. E quindi va bene, io non so manco quello che sto a leggere, però non c'ha niente. E quindi l'ho preso questo qua, la calendula. C'erano anche altri sapori, diciamo, ma io se posso prendo sempre malva, calendula, che sono, diciamo, calmanti, disinfettanti, quindi preferisco e sono diciamo l'intimo che preferisco, ecco. Poi 99 centesimo ho preso questo ricarica accendi gas, cioè gli accendino universale, bomboletta, e noi allora io accendo le candele e quindi c'ho in cucina, c'ho in stanza creativa, c'ho l'accendino che accende le candele, quelle ricaricabili, quindi e in cucina quando a volte non funziona il pi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 p
volte mi funziona, a volte no. Quindi noi in cucina abbiamo proprio l'accendigas e quello lì va ricaricato. E quindi abbiamo ripreso questo. Di solito costa di più. 99 centesimi è parso buono. 99 centesimi il metro. Allora, io sono solita cambiare disposizione, vedere, spostare. Sono solita prendere misure, ecco. E ce n'era uno in corridoio mio. Era alla portata di tutti, però lo usavo io, ecco, se avevo bisogno sapevo che stava lì. Ma si era rotta la linguetta, questa,
Questa qui si era rotta ed è quella che non permette al nastro di andare completamente dentro. Si era rotta. Si era rotta quando sono andata a richiuderla, non mi ero accorta, si teneva per un pezzettino, praticamente è andata tutta dentro. Sono rimasta malissimo. E quindi ho preso questo qua, 99 centesimi con la bolla, come si chiama? È carino, non serve a niente. A me mi serviva solo per prendere le misure. Questo è 3 metri, ma sì, va benissimo. Lo tengo in corridoio ed è a posto. C'ha il suo porta cosino, è comodo. Vi dico, ci sono delle cose veramente carine a 99 centesimi. Poi ho preso 1,40 euro questa citronella da mettere fuori quando andiamo fuori la sera che le zanzare ci si mangia. Non varrà niente, un po' farà. E quindi, anche perché la torre ti strozza. E quindi funzionerà da chiuso, strozza, figurate da aperto. C'è un profumo molto forte. Prodotto italiano certificato 12 alla citronella, dura 3 ore ognuno. E quindi l'ho preso. Poi questo sempre 99 centesimi. L'ho acquistato lì del risparmio casa. 99 centesimi. Stavo riflettendo se erano quelle che prendevo di solito. Mi sembra sì, perché ne abbiamo messa una fuori, sul lavandino fuori. Una Michele ci ha pulito le sedie di plastica, una era in casa e si sta praticamente. A me non piace quando si incominciano a rovinare. Io le butto, non mi piacciono, non mi dà più senso di pulito, ecco, anche se le sciacquo sempre. E allora, ecco. Ah, qui c'è rimasto un altro di questo, pensavo di averli messi a posto per mangiare dei gatti. Poi ho ripreso questi cerotti per Miki per zone difficili. Questi qui sono cerotti comodissimi. Per un periodo non li ha tenuti più il risparmio casa, adesso comincia a riaverli. Io avevo comprato la volta scorsa 3 scatole, 2 scatoline sono qui e uno Michele l'ha portata al lavoro. Ma ho detto, visto mai che se, anche perché non ce n'erano molte, visto mai che se le finisce e poi non c'è più, a me mi serve, come è capitato, e ci siamo ammazzati a cercarli e niente, o in farmacia e ti spella quando li compri. Questi funzionano benissimo, anche quando io mi sono scottata qui, ne ho fatto largo uso e sinceramente l'ho trovato molto comodo. La particolarità di questo cerotto è che tu infili, ecco qui, no? Metti così, poi c'ha 4 lembi e a croce ti sigilla tutto il dito, non, a differenza degli altri cerotti che sono a giro, quindi ti fa una sorta di cappuccio e ti esce fuori, questo qui no, te lo ferma proprio il dito. Sono comodi, quindi l'ho preso uno in più. Al reparto 99 centesimi ho comprato questo. Proteggi reggiseno da lavatrice, eccolo qua. L'ho trovato molto comodo e quindi l'ho preso. Ovviamente ce ne entra più di uno perché io non faccio uso di reggiseni col ferretto, diciamo che occupa spazio. Quindi questo qui è veramente comodo. Alla zip metti lavatrice, una volta fatto si asciuga, lo appendo ed è pronto per un nuovo uso. Era tanto che lo dovevo comprare, ma non si trova dappertutto. Al risparmio casa a 99 centesimi l'ho trovato veramente comodo. È doppia retina, vedete? Quindi diciamo è resistente e vi farò sapere, ma credo che funzioni. E con la stessa, diciamo, per lo stesso uso, ho preso questo salva bucato 50x60. Allora, ci sono diversi formati. Io ho preso la L, eccola, io ho preso la L perché c'era la piccola, la L e l'XL. Io ho preso la L in 50x60, mi è sembrato giusto e onesto. A volte ci sono quelle magliette delicate. Vedete, ci sono quelle magliettine delicate che uno prende, le mette qui dentro, poi le schiaffa in lavatrice. L'utilità di questo è che a volte i ferretti, i cosetti fuoriescono dal reggiseno e vanno a rovinare le maglie. O soprattutto noi donne prendiamo il reggiseno, lo togliamo, lo mettiamo in lavatrice e invece ci dimentichiamo di agganciarli. Perché quando i gancetti sono così liberi, sparsi, basta poco per andare a bucare una maglietta. Questo è. Io, oltre che chiuderli, il reggiseno è uno di quegli indumenti che io lavo a mano se fosse la sera per il giorno dopo è asciutto, soprattutto d'estate.
Così invece vi rimane qui dentro. Vedete, rimangono qui e non va a rovinare i panni. Questo è il comodo dell'uso di questo qui. Ecco, questo sballozza meno. Altro prodotto a 99 centesimi che ho comprato e mi è piaciuto tantissimo è questo panno, perché lo uso, ma mi è piaciuto il colore. È questo panno pulisci lavandino che io tengo per asciugare l'acciaio quando ho finito di lavare perché mi si sta rovinando. Io quello lo metto a disposizione del giardino. E questo me lo sono ricomprato. Dopo finisco di aprirlo, è praticamente questi colori qua, giallo, arancione, salmone. Insomma, è carino. No, sa più che salmone ciliegia, raga. È carino, quindi l'ho preso, è prettamente estivo, c'erano tanti colori, ho preso questo. Allora, il video è finito, qui me ne è rimasto niente, Erika, proprio hai messo il posto a mangiare i gatti, ma non c'hai capito niente. Ah no, aspetta, vi volevo far vedere una cosa. Allora vi spiego brevemente. Io ho due bagni. Lo sa pure i muri, però uno è di servizio, mentre noi utilizziamo il bagno quello classico che c'ha tutti in casa. Ce n'è uno di servizio dove c'è la lavatrice, dove c'è stendo i panni, dove, capito, diciamo è un po' di servizio nostro se capita all'ultimo minuto che uno è occupato, però diciamo che è il bagno nostro privato e l'asse. E c'è un water. L'asse di plastica, non avevo comprato un asse, diciamo, giusto, avevo preso un attimo una plasticaccia. Quelli da 5 euro si trovano i copriwater da 5 euro, non lo fate. Non fate il mio stesso errore perché costa 5 euro, sì, ma è una plasticaccia, è morbida, è vuota e quindi non ha i siliconi che si fermano sul water. Ecco, diciamo che si smuoveva tutto, tutte le volte bisognava sistemarlo, una disgrazia. Alla fine ho detto, guarda, lo ricompro. Ieri sera ho detto lo ricompro e così è stato. E la fortuna mia è sta, fortuna mia, avrei comprato comunque, però questo qui pesa un colpo, ma un colpo davvero. È pieno perché c'è i ferri, fa sto rumore. È pieno, mentre quello di plastica, proprio come sono andata a toccarlo perché c'era, come sono andata a toccarlo, si piegava proprio. Capito che plasticaccia, sono stata stupida io. Per non spendere un altro euro in più, sono andata a prendere quello da 5 euro che poi lo comprai al brico, tra l'altro. Ma non vale proprio la pena, è una plasticaccia in tutto e per tutto. Quindi la tolgo, la butto e basta, anche perché non è igienica. Ecco, ci puoi buttare tutti i prodotti che vuoi, ma non è igienica. Ecco, è una plasticaccia. Invece ho preso questo qui che pesa un colpo, è universale, perché dice che è universale, ed è bello. Quello addirittura ci aveva, questo ce l'ha in acciaio, qui ce l'ha tutto in plastica. E la tazza, il coperchio fuggiva dall'ingranaggio, proprio te scappava il coperchio. Mai più, guarda, mai più. Se dovete acquistare, prendetelo. Perché dice Erika, ce l'abbiamo tutti in casa a bono. Sì, però adesso sì, anch'io ce l'ho bono, è lì che avevo messo la plasticaccia. Però che vi volevo dire? È in offerta. Questo costa 8,50 euro a fronte dei 12,50. 12,50. Mi è sembrato perché è bianco, perché se no a 18 euro ce l'ha. A 18 euro risparmio casa, c'ha quelli lì con i disegni, ma non mi interessa, è comunque un bagno di servizio che usiamo solo noi, non mi interessava metterci chissà quale roba, però questo qui mi è piaciuto molto perché è bello duro e pesa un colpo e costa 8,50 euro. Speriamo di, ed era l'ultimo. Mentre gli altri c'erano ancora, perché comunque 18 euro è te ci devi mettere a sedere in un momento delicato, deve essere solida, ma lo è, quello che voglio dire. Non mi serve che ci abbia i cagnolini, il girasole e l'alba e il tramonto, capito? Non mi serve, invece devo settare, ecco, quindi che mi setto normale. Questo, chiudiamo questo discorso. Sono legata in torti. Vi mando un bacio. 30 minuti di video, manco un telefilm. Vi mando un bacio.